Benvenuti a Sant'Orsola Storica. Ci troviamo nel rivalorizzato, riqualificato campo di pallacanestro appunto della Sant'Orsola Storica. Molti mi conoscono perché negli anni 90 si veniva qua veramente a per stare tutti insieme, chi giocava a basket, chi non giocava a basket. Oggi c'è il padel, all'epoca c'era questo campetto pieno di gente che giocava, di tutte le età, era bellissimo. Un quartiere che mi rimane nel cuore perché ci sono cresciuto, ho passato gli anni migliori, conosco un po' tutti i giovani che oggi fanno diverse professioni in questo quartiere. Questo è un quartiere nato negli anni 70, ci dicono per opera iniziale del geometra Cugia, poi si è sviluppato, ha avuto diciamo il suo crescendo. Mi ricordo, abitando comunque qua in zona, che c'era la strada statale, poi dall'altra parte, che divideva dal quartiere appunto di Latte Dolce Santa Maria di Pisa, c'era ovviamente, c'erano uliveti, proprietà. Oggi invece è stato tutto costruito, quindi diciamo che oggi Sant'Orsola è diventata Sant'Orsola Sud, Sant'Orsola Nord e Sant'Orsola Storica, che è questo quartiere bellissimo, fatto esclusivamente di ville indipendenti, prima magari monofamiliari, adesso si sono magari suddivise perché gli spazi erano veramente tanti e magari la stessa famiglia, lo stesso nucleo familiare ha potuto all'interno di queste grandissime cubature realizzare degli appartamenti. È una periferia che è vicinissima alla città, molto congeniale per chi lavorasse nella zona commerciale di Predanieda e allo stesso tempo nella zona anche del centro di Sassari, che è abbastanza ben collegata ormai. Siamo nei fogli catastali 72-50 per i più curiosi, e in realtà abbiamo contato dallo stock, quindi dal numero di abitazioni, calcolate che prende anche una parte di Santa Maria di Pisa, circa 2600 unità, quindi stiamo parlando di tantissime, tantissime case. Ora, da un punto di vista del numero di vendite, essendo un quartiere molto diversificato, Sant'Orsola Storica appunto anni 70, Sant'Orsola Nord negli anni 80-90, Sant'Orsola Sud più fine anni 90, la via Aldo Cesaraccio rispetto a quella che potrebbe essere la via Ortobene, ecco. Parliamo di un numero di vendite non elevatissimo. Negli ultimi 4 anni, più o meno tra le 30 e le 40 vendite, il quartiere di Sant'Orsola Sud con Sant'Orsola Nord, e circa 2-3 compravendite in questa bellissima Sant'Orsola Storica. Presumiamo per il fatto che qua ancora c'è la vecchia, ovviamente, tradizione nel momento in cui si costruisce una casa importante, anche se i figli sono andati via, di rimanere appunto in quell'abitazione. Quindi sicuramente sarà un quartiere che il trend delle basse compravendite non determina il fatto che non riescano a vendere, perché non c'è proprio offerta di case, e probabilmente magari nei prossimi 10 anni, 15 anni potrà andare anche qua in cambio generazionale, e sarà un bellissimo quartiere da poter valorizzare. Per quanto concerne i numeri, i dati di mercato dal punto di vista dei valori, abbiamo, per quanto concerne gli immobili degli anni 90-80, un range di prezzo al metro quadro tra i 1.200 e i 1.300 euro al metro quadro. Di compravenduto stiamo sempre parlando, quindi non stiamo parlando di immobili in vendita, quindi richieste di prezzo, stiamo proprio di dati di compravenduto. Nelle case indipendenti invece è un po' più particolare il dettaglio. Perché? Perché abbiamo comunque anche delle case indipendenti nella zona di Sant'Orsola Nord, pensate via Sette Fratelli, via Ortobene, sono le classiche villette a schiera molto grandi. Diciamo che là il parametro per queste grandi case è di circa 300 metri quadri, 270 metri quadri, intorno ai 1000 euro a metro quadro, le ultime compravendite. E per quanto riguarda invece il quartiere di Sant'Orsola, che sta ritornando ad essere ricercato dopo la pandemia anche per porzioni di case col giardino, per non rimanere all'interno della casa, dai 120 metri quadri abbiamo visto compravenduto per circa 170-180 mila euro, quindi un valore al metro quadro che si aggira intorno ai 1400-1500 euro al metro quadro, per un immobile comunque da riqualificare. E per invece le villini un po' più indipendenti, che possono arrivare anche a 2000, però abbiamo comunque dei threshold, abbiamo dei tetti massimi di vendita. Un'ipotesi, il trilocale, l'appartamento con due camere da letto degli anni 90, che è il più venduto, compravenduto, siamo con un'autorimessa 330-140 mila euro nella zona di Sant'Orsola Sud e Sant'Orsola Nord. Per quanto riguarda invece le grandi
ville di Sant'Orsola appunto nord, andiamo intorno ai 290-280 mila euro, non raggiungiamo, non superiamo i 300 mila euro, e qua invece, perché sono case un pochettino più datate, questi immobili che anche se vendono sul valore catastale, perché dice magari 110 metri quadri, ma sappiamo che sono 110 più magari altri 100 sotto che sono come accessori non contati nella metratura complessiva, intorno ai 230-250-220 mila euro, proprio perché ci sono da spendere altri magari 30-40-50 addirittura 100 mila euro per la ristrutturazione. Da Sant'Orsola è tutto, ci vediamo nelle prossime puntate, continuate a seguirci, ciao, io vado a fare 2 tiri a pallacanestro. Thank you.